Se penso nei miei famosi tempi, ho fatto il primo LP anche lì per caso, perché conoscevo quelli dell'equipe prima, ero amico poi con due che erano produttori dei Nomadi, insomma, è arrivato così la cosa. E quello dei Nomadi mi ha detto: ma perché non fai un disco tu? Beh, dico sì, proviamoci pure, insomma. No, veramente non avevo, non dico intenzione, ma neanche idea, era la curiosità di fare il primo LP. E già era fare un LP allora, perché di solito l'LP allora si faceva alla fine di un certo periodo, avevi 3, 4, 45 giri che erano andati bene, alla fine facevi una specie di antologia e facevi l'LP. Invece esordire con un LP era, non dico un coraggio, ma insomma un'innovazione importante. Naturalmente il primo LP non ha venduto niente. E io pensavo che la mia carriera come autore di LP fosse terminata. E poi mi ha chiamato il nuovo direttore artistico della EMI, perché i direttori artistici delle case discografiche sono un po' come gli allenatori delle squadre di calcio, cambiano continuamente, ma non solo, quando uno viene cacciato da una casa te lo ritrovi direttore artistico di un'altra casa e così via. Il nuovo direttore artistico dice: ma senti Guccini, ma vuoi fare un secondo LP? Ma dico sì, non ci avevo pensato. E ho fatto il secondo LP che si chiama 2 anni dopo, di fatto, grosso modo. E anche lì, come vendite, zero. E pensavo anche lì che fosse terminata la mia carriera di autore di canzoni, non ci pensavo. È cambiato fortunatamente un altro direttore artistico, sempre alla EMI. Dice: caro Guccini, sono il nuovo direttore artistico, hai le canzoni per fare un LP? Io allora non ero come adesso, cioè canzoni ne avevo sempre tante, insomma. Ma dico, l'avrei anche. E ho fatto il terzo, L'isola non trovata, che anche lì come vendite non è stato un granché. È stato il quarto LP, cioè Radici, che ha avuto un discreto successo. Quindi una casa discografica si è permesso di fare quattro LP dal 66, 67 al 72, se non vado errato. Perché intanto c'erano degli altri personaggi che funzionavano e quindi avevano i soldi per... Adesso, dicevo, sono in crisi paurosa le case discografiche. L'EMI, che è sempre stata la mia casa discografica dagli inizi alla fine, credo di essere stato l'unico forse a non cambiare mai casa discografica, si è ridotta da 200-300 persone di tutto quanto a, credo, ma neanche 10 sono... Perché non hanno più soldi, non vendono più, non hanno più quelli che vanno in giro a scoprire. Una volta magari uno veniva a scoperti una sala da ballo, quell'altro da un'altra parte, quell'altro. Adesso ci sono i talent show, come tu li hai inglesemente ben definiti. E uno che esce lì può contare su degli appoggi, può contare su un disco o meno. La cosa è che se il primo disco va bene, altrimenti ti saluto e rimane lì, insomma. E quindi è un momento di crisi discografica, anche dovuto al fatto forse del passaggio dall'LP al CD, che è diverso come meccanico, questa scatolina, no? Mentre l'LP era bello, grande, poi c'era... forse anche quello contribuisce. Io ogni volta faccio fare 1.000 copie di LP che vengono prenotate con mesi d'anticipo e si vendono gli LP ancora, forse ritorneranno gli LP, ma adesso come adesso io sono convintissimo che se avessi delle canzoni e difficilmente mi farebbero fare forse il primo, ma il secondo no, il terzo meno, il quarto non se ne parla neanche, quindi sei rimasto a fare quello che sarebbe stato il mio vero mestiere, cioè... il cugino di Berlusconi, che il quale mi dà molti soldi ogni mese e vivo così di rendita, eccetera. Anche Mubarak. Lontanamente imparentato con Mubarak, un po' alla lontana, ma...